Difficoltà incontrate in questa stagione, lo ha detto il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, all'entrata negli uffici della Saras oggi pomeriggio. Questo dopo il KO col Cagliari, quarta sconfitta per i nerazzurri nelle ultime 5 gare. È un campionato difficile, drammatico dal punto di vista degli infortuni e quindi, prosegue Moratti, non posso fare altro che sostenere l'allenatore, sperando che inventi quel che è difficile inventare, ma che può farci girare la stagione. È tutto per ora, Laura, te la linea. Grazie, grazie alla nostra redazione, grazie a Filippo Colombo. E noi continuiamo con una notizia. Abbiamo al telefono il presidente di Penelope, Gabriele Schiavini, un'associazione che si occupa di persone scomparse. Lui ci ha contattato oggi per aiutare a dare voce e riflesso a questa ricerca. Riguarda una giovane donna di 30 anni, Daniela Gaeta. Quindi diamo subito la parola a Gabriele Schiavini. Io, buonasera, Presidente. Buonasera Buonasera, Laura, Gabriele. grazie innanzitutto per la sua disponibilità ad affrontare immediatamente questi casi umani che sono veramente terrificanti. Ecco, io la interrompo solo per dire agli amici che ci seguono in TV, per la radio invece dovrete guardare la nostra pagina di Facebook. Questa è la foto della persona scomparsa. Prego, Schiavini. Una ragazza di signorina di 30 anni che è scomparsa il giorno 14 marzo da Corsico, come la denuncia presentata successivamente ai carabinieri di Corsico. La ragazza dovrebbe essere nella zona di Corsico e Zibito San Giacomo, è una zona di Cascine, e è un caso particolarmente umano questo, perché purtroppo la signorina soffre di disturbi psichici. Conseguentemente, in questi casi la scomparsa diventa ancora più dolorosa perché la persona è fragile, la persona è facilmente circuibile e debole. Pertanto, al dolore della scomparsa si aggiunge per la famiglia anche questa enorme preoccupazione. Si tratta di una giovane di statura piccolina, 1,50 per 50 kg di peso, quindi diminuta. Occhi verdi, vediamo, sì, certo. Esatto. I capelli castani, al momento della scomparsa indossava un giubbotto marrone, maglietta scura, pantaloni scuri e scarpe con bordi colorati di marca Adidas. Sono dei dettagli che possono essere importanti. L'appello che io rivolgo è particolarmente accorato per i motivi che ho detto prima e prego veramente, vivamente, chiunque vedesse questo ragazzo, anche qualcuno che gli rassomigli, di chiamare tempestivamente o mettersi in contatto tempestivamente con le forze dell'ordine, oppure chiamare il numero telefonico anche mio direttamente che posso lasciare 380 364 76 56. È importantissimo che appena Certo, i tempi nel momento in cui ci fosse un avvistamento. Ecco, Schiavini, sembrano a volte, per chi è fuori da queste situazioni, quasi cose, non dico inutili, no? Però che fanno quasi così notizia colore. Lei invece mi conferma, noi ci conosciamo da tempo, che molti ritrovamenti sono partiti proprio da situazioni come queste, vero? esatto, è proprio così. Molti ritrovamenti, confermo, sono partiti da situazioni analoghe. Io ne approfitto per lanciare anche innanzitutto un ringraziamento alle forze dell'ordine Certo. per ciò che stanno facendo, per ciò che hanno fatto e per ciò che stanno facendo, che auspico non possano diminuire di intensità, perché questo è il momento forse più delicato per una Certo, ricerca. perché è passato più di un mese, per cui la Esatto. paura anche della famiglia è che se ne perda un po' l'attenzione. Esatto, Grazie esatto. Schiavini, buon lavoro, eh? Grazie, Grazie a voi, buona grazie. serata. Grazie a voi. Ecco, scusate, questo era doveroso. Oggi ci hanno contattato e abbiamo deciso ovviamente per quanto possibile intervenire. Torniamo a noi, torniamo alla politica. Cassa integrazione, allarme della Fornero, 1 miliardo forse non basta. Il ministro del lavoro promette di impegnarsi per trovare le risorse necessarie. Martedì incontro con le parti sociali, cioè domani. De Marchi, anche questa insomma è un'altra realtà che poi per quanto riguarda la Lombardia con la cassa integrazione in deroga non è solo un pacchetto generale per cui si stanno finendo i fondi, ma lì c'è un appuntamento
che ormai è arrivato alla fine. Alla fine, sì. Infatti, sì. Tra l'altro, noi in provincia abbiamo continuamente aziende che vengono a lamentare questa situazione, dove appunto la cassa integrazione sta per scadere, non si capisce perché la regione dice che i soldi devono arrivare dal governo e che quindi ancora non ci sono i fondi sufficienti per garantire la cassa integrazione ai lavoratori per i quali è in scadenza. Quindi è davvero drammatica in questa situazione. Io insomma, sulla Fornero si è già detto molto, perché il tema degli esodati in particolare, che era stata la difficoltà maggiore nella quale ci aveva messi, era poi avvenuto anche in un modo strano, cioè non si capiva neanche quanti fossero questi esodati, certo. Non si è mai avuto una cifra. Non si è mai avuto ancora adesso. Quindi, ecco, allora ci sono davvero delle incertezze che mi sembrano preoccupanti, perché sono dati sui quali invece bisognerebbe avere dei numeri precisi e poter fare quindi dei ragionamenti concreti, perché queste persone poi... Io tra l'altro ne ho conosciuto in questo periodo, davvero non hanno, improvvisamente non hanno più nulla, cioè è gente che già... E non sanno neanche come gestirsela questa situazione. Cioè, è davvero gravissimo. Più volte sì, la politica ha cercato di avvicinarsi a questo discorso e la risposta è sempre stata... non ci sono i fondi. Esatto, esatto. Quindi insomma sono situazioni gravissime, per questo che è tanto importante, adesso torniamo un po' al discorso di prima della condivisione, per questo è tanto importante avere comunque un Presidente della Repubblica, avere un governo, poi possibilmente il più in fretta possibile, vediamo quale, ma insomma cerchiamo di arrivare a un punto, perché credo che, anche se non sarà la salvezza del Paese, perché la crisi che noi stiamo vivendo è una crisi comunque anche europea e non solo, quindi non è che abbiamo il governo e risolviamo tutto, però almeno abbiamo un interlocutore. Beh, anche nei confronti, certo, ecco, ma cioè poi anche nei confronti di quello che Regione può fare, esatto. delle altre strutture che sennò sono ferme. Esatto, quindi questa paralisi è davvero importante superarla, e per questo, ripeto, anche il discorso prima col Movimento 5 Stelle non è un attacco a loro, ma è anzi una richiesta di agire tutti insieme per dare una risposta a queste situazioni che sono gravissime. Questa è la voce di Diana De Marchi, PD, Roberta Capotosti, Fratelli d'Italia. Ma il momento è assolutamente complicato e difficile. Quello che è mancato ultimamente, con riferimento per esempio alla Fornero, è stata una competenza vera e propria sulla quale poi costruire delle proposte sicure e fattibili. Quella degli esodati, come diceva prima Diana, è stata una perla, insomma. Non giocare con la vita delle persone, lasciandole da un momento all'altro senza una possibilità di immaginare un futuro sul quale avevano fatto conto, insomma, è drammatico. E quindi la cassa integrazione, tutto, non ci sono soldi. Beh, ma cosa continuiamo ogni giorno ormai a leggere sui giornali di imprenditori, cittadini normali che si tolgono la vita perché veramente tanti non sanno come arrivare alla fine del mese, per cui c'è bisogno di dare delle certezze e di dare una prospettiva, perché quello che manca oggi alle famiglie e a tutti è una prospettiva. Va bene, facciamo sacrifici in questo momento, tiriamo la cinghia, però sappiamo che manca la speranza, che poi è quella che insomma ti dà la forza anche di affrontare le difficoltà. E se manca la speranza e la concretezza, comunque, poi diventa veramente drammatico. Pericoloso, quasi pericoloso, come lei ha detto, ricordando i suicidi. Assolutamente, no? Certo. E la politica in questo deve dare un'immagine in questa direzione. Purtroppo in questi ultimi giorni immagini in queste direzioni non ne sono state date. Anzi, ritorniamo alle beghe, diciamo, che ci stanno portando a giovedì, a questo inizio delle votazioni per il Presidente. Il nostro Presidente della Repubblica, mi spiace De Marchi, ma PD, Finocchiaro, Marini, Fioroni contro Renzi, miserabili, colleghi, la lingua al cervello, l'abbiamo già detto, questo attacco da parte di Renzi rivolto alla Finocchiaro. E nel frattempo la Gelmini rilascia a TGCom24 una dichiarazione dicendo: il PD è preso da Beghe e da Cortile, se candidano Prodi noi candideremo Berlusconi. Cosa pensa di questa dichiarazione? Beh, io penso che intanto anche la Gelmini dovrebbe forse ricordarsi come siamo arrivati a questa situazione, perché poi io capisco adesso approfittare e strumentalizzare queste